In questa giornata di festa vogliamo dare spazio ad un libro che si intitola Ricordati di sanificare le feste, fantacronache di rinnovamento pastorale post pandemia. Il libro è edito da Ancora ed è firmato da Fabio Colagrande, giornalista vaticanista e speaker della Radio Vaticana. Ciao Fabio, benvenuto. Grazie, grazie dell'ospitalità. Un saluto a tutti voi, è un piacere stare con voi piacere nostro. Allora, ehm, un libretto che tu hai, eh, un libro che tu hai definito un libretto umoristico. Perché questa definizione? Allora, intanto perché amo sminuirmi, no? Perché mi hanno insegnato che se se tu ti sminuisci da solo puoi trovare qualcuno che dice ma no ma in fondo non è un libretto è un libro. Se invece tu inizi con l'esaltarti poi rischia che qualcuno dica ma insomma non è un vero libro. E comunque scherzi a parte, è un libretto perché in fondo non è, non, è così, eh, non è così impegnativo e non è così lungo. E poi umoristico perché ho la pretesa, questo sì, di, di essere un umorista. Fin eh, da quando sono piccolo ho fatto... Uh, poi quando più grande ho fatto cabaret, ho fatto teatro, poi a un certo punto mi sono convertito al giornalismo serio, al uh, vaticanismo, <ride> sono diventato un vaticanista, però ho mantenuto questa vena umoristica e finalmente alla veneranda età appunto di 56-57 anni sono riuscito a mettere insieme le due passioni, quella per l'umorismo e l'interesse e la passione per l'informazione cattolica. Questo libro eh, racconti le fantacronache dell'immaginaria diocesi di Salsiccia alle prese con la transizione pastorale successiva alla pandemia da coronavirus. Potremmo dire che queste storie nascono eh, da un blog nel quale sì, raccontavi, esatto. ecco, sì. Allora, parliamo del blog vinonuovo.it, che è un blog che è nato... Eh, all'incirca nel 2011 con eh, una serie di amici giornalisti cattolici abbiamo pensato di creare un luogo in rete quando andavano di moda i blog, tu te lo ricorderai, poi eh sì. ormai i social hanno hanno preso il sopravvento i blog, ormai se ne parla molto poco. All'epoca vo volevamo creare un luogo un digitale in cui si potesse eh, riflettere sulle vicende cattoliche in maniera assolutamente libera, senza avere un editore, senza avere dei limiti editoriali. Ognuno esprimeva le sue idee ma, ovviamente in maniera civile. E io pian piano in quel blog ho trovato la mia strada con dei raccontini umoristici, con una rubrica che si intitolava Fanta Ecclesia, Fatti ecclesiali mai avvenuti o quasi. Era un po', un po come Esopo, no? usava gli animali per raccontare i vizi e le virtù degli uomini. Io mi sono inventato delle diocesi inesistenti, dei vescovi inesistenti, dei preti, dei laici inesistenti per raccontare in maniera... Leggera eh, vizi e virtù appunto della, della nostra Chiesa, della Chiesa che è in Italia. E da lì pian piano mi è venuta la voglia di trasformare questi raccontini in un libro e abbiamo vissuto tutti il trauma della pandemia, che è stato un trauma anche, però una occasione di rinnovamento anche per la Chiesa, allora mi sono inventato questa Diocesi di Salsiccia e ho visto un po' come il suo vescovo che si chiama Egidio Pancetta ehm, guidava questa transizione post-pandemia e tutto il libro verte su un convegno il grande convegno autunnale eh, che bisogna organizzare Insomma, e alla fine del libro questo convegno si svolge, si svolge anche eh, positivamente, però insomma ci sono molte lotte in diocesi tra i rinnovatori e invece i conservatori, quindi eh, ho giocato un po' su questa opposizione storica che fa parte appunto della storia della Chiesa. Fabio, il primo obiettivo, immagino, l'obiettivo principale di questo libro è ridere anche di un certo linguaggio autoreferenziale della Chiesa. Sì, brava, hai detto benissimo, nel senso che eh, io ho alle spalle quasi 30 anni di, di professione nel giornalismo cattolico e devo dire che avevo generato una sorta di, di allergia per il linguaggio cosiddetto ecclesialese, quello un po' autoreferenziale, no? quello fatto di tante parole che alla fine non dicono nulla. E con questo libro mi sono un po' sfogato, eh, anche perché questo linguaggio spesso diventa anche... Eh, involontariamente ironico, divertente perché si arriva a, a fare delle affermazioni che sono del tutto... Ridicole, eh, faccio un esempio. Un giorno il, il Papa, Papa Francesco, proprio fece un discorso dicendo che eh, si facevano troppi convegni, si facevano troppe parole, troppi documenti. Bisognava essere più concreti. E un vescovo, commentando queste parole del Papa, disse: Ah, bellissimo questo concetto! Bellissime queste parole del Papa. Dovremmo farci su un convegno. Ecco, eh, senza rendersi conto che stava facendo il contrario di quello che aveva chiesto il Papa. A volte ci sono delle situazioni paradossali, contraddittorie e sorriderci eh, può essere un buon modo anche per diventare autoironici. Ecco, io trovavo che tra noi cattolici mancasse questa qualità, l'autoironia, che poi porta all'autocritica, autocritica che poi porta alla conversione, quindi a, a migliorarsi anche cristianamente. E come hai... Um, um ha colto eh, il coltello affilato perché scrive nella prefazione poi alla fine di Rodda che è stata eh, firmata la prefazione e, mh, non si impiega molto tempo a capire che Fabio Colagrande non ha una penna in mano ma un coltello affilato parola di, eh, del direttore della civiltà cattolica Monsignor Antonio Spadaro quindi insomma eh, voglio dire eh, parole importanti quelle che ti sono state rivolte sì, beh, padre Spadaro è stato molto gentile a scrivere questa prefazione e l'ha puntata tutta proprio come dicevi te sull'ecclesialese, dicendo che il mio libro sì. dovrebbe insegnare anche a molti uomini di chiesa a parlare in maniera più concreta, a pesare le parole, soprattutto a non abusare delle parole. Il coltello affilato direi che è un po' un'esagerazione, nel senso che... Eh, quello che ho cercato di fare è di non usare mai il sarcasmo, di non essere mai caustico, ma di usare l'ironia leggera e, e devo dire che mh, più di una persona mi ha detto si capisce che, che tu sei molto affettuoso con i tuoi personaggi, sì. non, ho, non ho ritratto personaggi cattivi o anche quelli che mi stanno più antipatici, li ho ritratti sempre con un con qualche, con qualche eh, momento di, di umanità. Insomma, credo che, come ti dicevo prima, il bello sia fare autoironia, quindi nei difetti dei personaggi io ritrovo anche i miei difetti, ognuno di noi ha, ha forse eh, un difetto e, e, e i personaggi negativi, se ce ne sono nel libro sono appunto quelli che li mettono più in evidenza, ma il tutto sempre sorridendo direi non ho un intento molto... Pedagogico, molto eh, diciamo così, serioso. È un libro che eh, vuole invitare a soprattutto a sorridere sulle cose di Chiesa, cosa che si fa molto poco con rispetto ovviamente, certo. e poi magari anche a, a riflettere. E tu sei molto autoironico anche sui social, di questo ne parleremo. Fabio, dobbiamo fermarci qualche istante, andiamo in pubblicità e poi torneremo di nuovo insieme con Fabio Colla okay. per parlare di ironia, di umorismo. State con noi. Ricordati di sanificare le feste fantacronache di rinnovamento pastorale post pandemia firmato da Fabio Cola in collegamento Skype con noi in questo giorno di festa. Allora, a proposito di autoironia, ehm, Fabio, eh, recentemente quando è stato eh, nominato il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, tu su Facebook <ride> hai postato una tua foto con la foto di, del cardinal Zuppi. Ecco, questo significa non prendersi sul serio. <ride> Eh, sì, questa è una delle imprese di cui sono più fiero, insomma siamo quasi alla fine dell'anno e se dovessi raccontare... E le mie imprese del 2022 questa è sicuramente una di quelle che, di cui mi vanto di più eh, scherzando ovviamente eh, nel lavoro ovviamente io uso i social uso Facebook perché è un collettore di notizie di contatti importantissimi anche nel mondo cattolico e il giorno come ricordavi bene tu che è stato eletto a presidente della conferenza episcopale italiana ehm, il cardinal Matteo Zuppi l'arcivescovo di Bologna eh, era un continuo di persone che postavano foto accanto a Zuppi dicendo io l'ho conosciuto, io lo conosco Zuppi è amico mio eccetera allora mi è venuto spontaneo anche se devo dire che, che, che anche io con Zuppi ho, ho avuto spesso de delle dirette radiofoniche quindi è una persona molto disponibile per certo. lo conosco anch'io però scherzarci su e ho stampato una foto di Zuppi me la sono messa accanto così ho detto <ride> vedi anch'io sono con Mozzino <ride> Zuppi devo dire che ha avuto un successo straordinario perché ironizzavo un po' su su Questa mania di presenzialismo eh, che abbiamo noi cattolici, soprattutto rispetto più che di presenzialismo, insomma, questa mania che abbiamo di far vedere che conosciamo i potenti, no? E questo è un difetto che ci abbiamo tutti, anche non solo nel mondo cattolico. Farsi vedere accanto a, al neo presidente, al neo amministratore delegato, insomma, dà sempre una certa importanza e, e però, esatto. insomma, bisogna non prendersi sul serio, no? Ogni esatto. tanto è fondamentale. È, è lo sai fare molto bene Fabio emerge anche spesso dai post eh, che pubblichi sui tuoi social tornando Grazie. al libro che ricordo è stato anche presentato alla Fiera del Libro a Torino e, mh, eh, diversi, nelle diverse storie che racconti eh, tratti diversi argomenti quindi i giovani, mh, i precetti festivi anche la sofferenza si parla del silenzio si scherza anche sui difetti dei sacerdoti il capitolo che mh, eh, insomma, mh, la storia che più mi ha eh, colpito è quella che racconta del, uh, del prete youtuber, anche perché poi ehm, hai scritto come dire, i dialoghi o meglio i, i commenti che vengono scritti sotto a quello che pubblica questo prete youtuber e in qualche modo eh, corrispondono un po' a verità, insomma ci sono dei commenti eh, divertenti, a volte anche ecco, agrodolci e ti ispiri comunque a quello che accade nel mondo dei social quotidianamente. Diciamo, questo è un capitolo che è, è piaciuto a molti perché è un po' anomalo dal punto di vista proprio di scrittura, in quanto non è un raccontino, sì. ma è la trascrizione di un dialogo immaginario sui social. Ovviamente, si parla di Facebook. Io oh, sono un drogato di Facebook anche se sto cercando di disintossicarmi e quindi sono abituato a vedere queste discussioni fra cattolici e molto spesso ironizzo anche sul fatto che eh, se le scritture dicono che dovremmo essere riconosciuti dagli altri perché ci amiamo a vicenda, invece su, su, su Facebook eh, noi cattolici veniamo riconosciuti perché ci banniamo a vicenda, insomma diamo vita a dei litigi molto violenti e quindi ho raccontato la storia di questo prete youtuber della diocesi e, e, e ho dato via a un dialogo in cui si scontrano tradizionalisti, progressisti, eh, religiose, personaggi improbabili che vogliono vendere il loro motorino nel corso sì. della discussione teologica, insomma eh, sì. devo dire che mi, ha, che mi è molto piaciuta questa forma e mi sono rifatta anche un po' la mia eh, antica cultura cabarettistica perché io ho iniziato a scrivere proprio per il teatro, il teatro leggero, il teatro comico, quindi ero abituato a fare questi dialoghetti un po' surreali, comici ehm, e quindi anche Facebook. Che devo dire, però, alla fine. Anche Papa Francesco, nella Fratelli Tutti, dedica un paragrafo al fatto che i social network alla fine sono purtroppo lo sfogo di molte negatività. Quindi, alla fine, anche Facebook diventa, bisogna non farne, non abusarne. Insomma, però, ecco, se vissuto con leggerezza e ironia, eh, anche Facebook può essere un luogo di, di incontro eh, e ci si può, soprattutto bisogna riderci sopra, perché eh, certi dialoghi, certi scambi fanno davvero sorridere. Quanto mh, ti sei ispirato a quello che ha detto Papa Francesco che l'umorismo è una virtù cristiana, l'umorismo è la virtù dei santi? Bah, guarda, io quando scrivo eh, lo faccio in maniera molto spontanea, perché ho mh, questa eh, l'unico modo in cui so scrivere bene è scrivere in maniera surreale e ironica. Poi per il resto sono uno scribacchino come tanti altri. E, però ho, avevo fatto una ricerca eh, per un convegno che si svolge ogni anno a, a Grottammare, il convegno dei giornalisti sì. cattolici. Avevo fatto una ricerca proprio su umorismo e comunicazione cattolica e lì avevo fatto una serie di. Avevo raccolto una serie di citazioni, ovviamente di Papa Francesco, ma anche di Papa Benedetto XVI e anche di molti studiosi gesuiti soprattutto perché la civiltà cattolica ha dedicato molti articoli all'umorismo, eh, tutti articoli che dicevano davvero che l'umorismo è la virtù dei santi, che l'umorismo eh, ha la stessa radice di, di humus, quindi di umiltà, di terra, è un modo per eh, appunto saper fare autocritica e allo stesso tempo saper guardare alle cose terrene con molto distacco, nella consapevolezza che se c'è una realtà trascendente, quello che accade sulla terra ci deve preoccupare fino a un certo punto e quindi possiamo anche sorridere sopra. Quindi davvero eh, da Thomas Moore a San Filippo Neri insomma molti santi hanno dimostrato che saper sorridere, saper eh, alleggerire la situazione è una grandissima virtù spirituale. Benedetto XVI in un'intervista citando Chesterton disse che gli angeli volano perché non si prendono troppo sul serio. Ecco questa potrebbe essere un motto eh, da, da scrivere insomma. A grandi caratteri e da ricordare sempre ogni volta che, che bisogna affrontare la comunicazione cattolica. Fabio, posso chiederti se eh, hai amato fin da piccolo la comicità oppure è qualcosa che hai scoperto eh, piano piano col passare degli anni? Bah, diciamo che molti di noi no? da, da piccoli si sono appassionati a vedere i film di Totoio, mi ricordo anche Charlie, mm. Chaplin. Charlie Chaplin, quando ero giovane io addirittura facevo i film di Macario in tv che adesso penso molti giovani non sanno manco chi è, quindi io con la televisione mi sono appassionato alla, alla comicità. Poi quando ho iniziato a leggere, ho scoperto Achille Campanile, ho scoperto il cabaret e il teatro di autori come Alessandro Bergonzoni, eh, poi lo Zelig, dove ho avuto la fortuna nel lontano eh, 1900, non mi ricordo che cos'era. 1996, forse di, di esibirmi. E insomma, eh, quindi sì, per me è una passione proprio adolescenziale, è stato un colpo di fulmine ricordo quando vidi al cinema Frankenstein Junior di Mel Brooks fu una delle giornate più indimenticabili della mia adolescenza e poi però crescendo ho scoperto che l'umorismo era una cosa molto più seria e più importante di quanto pensassi Senti, allora, ehm, tu sei eh, anche coordinatore della rete sulla via del silenzio, nata per rilanciare la preghiera silenziosa in ambito cattolico. Come si, si concilia il, il silenzio all'umorismo, se si devono conciliare le due cose? Allora, questa è una domanda molto bella e molto centrata, è una domanda che mi faccio anch'io, perché questa passione per il silenzio, per la meditazione, per la preghiera silenziosa è molto recente. Mi è nata nel 2018, quando facendo una serie di interviste per la Radio Vaticano, ho scoperto che esistevano in Italia molte realtà che sacerdoti, comunità, laici, eccetera, che praticavano il silenzio come forma di meditazione e preghiera cattolica, magari in maniera diversa, secondo tradizioni diverse, secondo scuole diverse, però erano tutte accomunate da questo bisogno di fare silenzio. E ho scoperto come cattolico che davvero l'attesa, l'ascolto, la meditazione è una forma di preghiera davvero che dà un grandissimo beneficio anche dal punto di vista fisico, eh, mentre invece mi trovavo spesso in imbarazzo in ginocchio in chiesa perché recitavo le preghiere, riflettevo sulla parola di Dio, ma dopo un po' mi distraevo, mi annoiavo, invece la meditazione anche con forme eh, di pratica che coinvolgono il fisico, eccetera, mi portava un grandissimo beneficio. Me ne sono interessato professionalmente, ho creato con degli amici questa rete che mette in contatto queste realtà anche per promuovere questa forma di preghiera che secondo me ad esempio avvicinerebbe in maniera molto più efficace i giovani alla fede anche perché c'è un grande bisogno secondo me di serenità di pace interiore e la tradizione cattolica eh, antichissima fin dai padri della chiesa insegna questo tipo di, di preghiera e cosa c'entra con la comicità guarda eh, probabilmente c'entra nel senso che l'umorista deve essere uno che osserva molto le persone che ascolta molto che sta molto in silenzio quando uno parla troppo alla fine è tutto concentrato su se stesso invece chi vuole raccontare il mondo in maniera leggera deve guardare molto le cose deve essere un grandissimo osservatore e quindi stare in silenzio ci permette di capire meglio gli altri di, e di saper cogliere anche i, i tanti lati divertenti e paradossali della nostra esistenza direi che me la sono cavata dai <ride> Alla grande, abbiamo come dire anche un amico in comune eh, che è fra Emiliano Antenucci. Quando come no. bisogno, ecco, quindi quando abbiamo bisogno di parlare di silenzio, lui ha proprio ehm, costruito questo santuario dedicato alla Madonna eh, del Silenzio in Abruzzo ad Avezzano, quindi ecco, l'importanza, come dicevi tu, di sottolineare quanto importante sia il silenzio oggi ma anche il sorriso, anche l'ironia, anche l'umorismo senza tutto questo saremmo persi che ne pensi giusto no? ecco è un po così allora io vorrei eh, ci dai un, un ultimo motivo per leggere il tuo libro certo è brutto chiederlo a ah. chi l'ha scritto però visto che sei molto autoironico... ah beh direi che mh, un motivo mi fa piacere darlo a te che sei una giornalista eh, senza rendermene conto io in questo libro ho come dire, raccontato l'importanza che hanno le donne nel mondo della Chiesa, perché nel mio, nel mio lavoro mi ero reso conto che sia le laiche sia le religiose spesso hanno un ruolo fondamentale. Ho eh, conosciuto tante teologhe molto in gamba, delle suore davvero che sfatano tutti i miti sulle suore che avevamo quando eravamo piccoli, che addirittura dicevamo che portano Iella alle suore ti ricordi. E invece <ride> ho conosciuto delle suore che sono davvero, eh. ehm, dal punto di vista umano, delle persone eccezionali. E quindi ci sono dei, dei, dei personaggi femminili, secondo me, davvero efficaci, davvero belli. Eh, suore Elvira, che è una suora di clausura... Mi sono ispirato per raccontarla, per, per inventarla a delle suore di clausura che ho conosciuto per il mio lavoro. È un personaggio secondo me che merita. Quindi chi è interessato anche a rivalutare il ruolo della donna nella, nella Chiesa, secondo me trova delle pagine divertenti e che fanno riflettere. E questo è Ricorda di sanificare le feste. Eh, ecco, si avvicina il faccio... Natale, regala, ecco. regalatelo. Va bene? Eh sì, <ride> le storie, le fantavventure nella diocesi di Salsiccia con eh, il vescovo della diocesi, Monsignore Gidio eh, Pancetta. C'è anche un talk show, pentiti e contenti, di telesanguinaccio. Quindi questo talk show, pentiti e contenti, qualcuno È potrebbe... <ride> Cosa Fabio? Non ho, scusa, mi è sfuggito quello che. No, è dico, detto. È, è un talk show allucinante. Quelle <ride> sono tra le pagine più, più cattive che ho scritto perché ho, ho ironizzato su, su un certo tipo di televisione cattolica, che forse non esiste così brutta come l'ho descritta io, però insomma, sono delle delle derive che a cui dobbiamo stare attenti esatto, hai ragione è un libro in cui si ride e si, e si riflette soprattutto quindi hai centrato l'obiettivo grazie Fabio Colagrande giornalista vaticanista, speaker della Radio Vaticana ma anche scrittore di Ricordati di Sanificare le Feste ancora edizioni per essere stato con noi in questo giorno eh, di festa e grazie alla prossima pubblicazione <ride> grazie a voi e viva Padre Pio grazie, grazie. ciao Fabio <ride> Noi ci fermiamo qualche istante, linea alla regia e poi di nuovo insieme. State con noi!